In questo filmato parleremo dell'amplificatore di misura e del galvanometro a cui va collegato, per non rischiare appunto di utilizzarlo in modo improprio e rischiare di danneggiarlo. Spiegheremo anche la funzione di questi strumenti e di tutte le manopole che vediamo là. Allora, innanzitutto l'amplificatore di misura è questo strumento qua. Per funzionare meglio, per indicare i valori che misura, è necessario collegarlo a questo galvanometro qua mediante questi collegamenti, dal più al più e dal meno al meno. La funzione del galvanometro è essenzialmente quella di indicare attraverso le escursioni del lago sulla scala graduata i valori che misura l'amplificatore. Nel nostro caso faremo riferimento soltanto alla scala delle due, quella in basso di colore rosso, che va dal meno 1 al più 3. L'amplificatore è uno strumento che necessita di scaldarsi, quindi va acceso almeno un quarto d'ora prima di effettuare le misure, altrimenti le misure non sono attendibili. Essenzialmente l'amplificatore consiste di questo spinotto che, come si è già detto, deve essere tenuto sempre molto lontano da tutti gli altri corpi, in particolare dai corpi elettrizzati, come appunto la sferetta di carica e il conduttore, e assolutamente bisogna stare attenti a non porlo mai in contatto con gli oggetti, se non quando si vuole eseguire la misura. Attualmente noi lo fissiamo su questo supporto. L'amplificatore di misura va collegato per sicurezza a terra, alla presa di terra, per mezzo di questo cavo, e allo stesso modo va collegato a terra anche il generatore di alta tensione, sempre per motivi legati alla sicurezza dell'operatore, dal momento che le tensioni in gioco sono molto alte. Facciamo stop qua. Vediamo adesso come si utilizza l'amplificatore di misura. In questo esperimento l'amplificatore viene utilizzato come misuratore di carica. In particolare si vuole misurare la carica che si è depositata sul conduttore, in questo caso la sfera metallica. Per misurare questa carica basta toccare brevemente con lo spinotto la superficie della sfera. Tutta la carica che è presente sulla sfera fluisce attraverso il cavo all'amplificatore di misura, il quale appunto misura la corrente che riceve e indica il valore attraverso l'escursione di questo ago del galvanometro sulla scala graduata. Lo strumento, cioè l'amplificatore di misura, è in grado anche di riconoscere il segno della carica misurata, della carica ricevuta, perché se la carica è di tipo positivo, di segno positivo, l'escursione dell'ago avviene verso destra. Se la carica è di segno negativo, l'escursione avviene verso sinistra. Il cavo va collegato a questo, va inserito in questo foro in cui c'è scritto appunto AS, che vuol dire ampere per secondo, cioè coulomb. In questo modo si fanno le misure di carica. Inoltre esistono due tipi di misure di carica che si possono fare, in modalità statica o balistica. In questo esperimento conviene eseguire le misure sempre in modalità balistica, ponendo questo selettore, anziché sulla opzione statica, ponendolo sull'opzione balistica. Qual è la differenza? La differenza è che in modalità balistica la misura fa deflettere il lago, il quale, dopo aver compiuto un'escursione massima, torna subito a zero. In modalità statica invece il lago rimane fisso al valore massimo. Secondo me la lettura migliore in questo caso si esegue in modalità balistica, misurando il massimo valore dell'escursione del lago. Inoltre l'amplificatore di misura presenta questa manopola con la quale si può scegliere il tipo di misura da compiere. Si possono misurare appunto le correnti, oppure i voltaggi, oppure le cariche. Nel caso nostro viene utilizzato appunto come misuratore di cariche, e quindi dobbiamo fare riferimento ai fondoscala che sono indicati in questa parte, in basso a destra. E bisogna fare riferimento in particolare alla misura di carica balistica, quindi le scale disponibili sono 3x10 alla meno 7, 3x10 alla meno 8, 3x10 alla meno 9 coulomb. Conviene sempre iniziare a fare le misure con la scala meno sensibile per evitare
di danneggiare lo strumento in quanto il flusso della carica è eccessivo rispetto alla portata dello strumento. Quindi conviene iniziare con questa scala 3×10⁻⁷ coulomb. Inoltre, questa manopola in basso, che è la manopola del regolatore di sensibilità, va mantenuta sempre a livello zero, in quanto verrà alzata lentamente in un secondo tempo, quando l'amplificatore ormai si è scaldato, per evitare che, dando subito sensibilità allo strumento, l'ago del galvanometro possa andare a fondo scala. In questo caso si rovinerebbe il galvanometro. Una volta che appunto l'amplificatore è caldo e lo spinotto naturalmente va tenuto lontano da tutti gli altri corpi per evitare appunto gli effetti di induzione elettrostatica, si alza lentamente questo regolatore di sensibilità, stando attenti che l'ago del galvanometro non giunga a fondo scala. Una volta fatta questa operazione si regola con la manopola appena sopra lo zero dello strumento, cioè in pratica si allinea all'ago mobile del galvanometro esattamente sul valore zero della scala. A seconda della scala utilizzata e scelta attraverso la manopola sull'amplificatore, questo strumento è in grado di misurare dei valori di carica che vanno dalle frazioni del nanocoulomb ad alcune decine di nanocoulomb, dove nanocoulomb vuol dire un miliardesimo di coulomb. Ad esempio, se io metto il fondoscala a 3×10⁻⁹ coulomb, cioè in altre parole 3 nanocoulomb, il valore 3 nanocoulomb corrisponde sulla scala graduata al numero 3, il colore rosso che si trova qua in fondo. Se invece io metto la scala su 3×10⁻⁸ coulomb, qua in fondo questo valore corrisponde, va letto come 30 miliardesimi di coulomb. Oppure, cambiando ancora scala, aumentando di un fattore 10, questo valore in fondo corrisponde a 300 miliardesimi di coulomb. È molto importante sottolineare gli aspetti legati alla sicurezza dell'operatore. Infatti, questo strumento, che è il generatore di alta tensione, è in grado di produrre tensioni molto alte, differenze potenziali fino a diverse migliaia di volt. La cosa più importante è sempre ricordarsi appunto di mettere questa resistenza subito all'uscita del polo positivo del generatore. È una resistenza molto elevata, da 100 mega ohm, che limita il flusso di corrente e in questo modo assicura chi utilizza e chi segue l'esperimento da scosse elettriche molto intense. Sempre per motivi di sicurezza è opportuno prelevare la tensione da questo polo positivo, cioè da questa coppia di morsetti, questa sarebbe la terra, e non da quest'altra. Infatti, a parità di potenziale erogato, la tensione che esce da questa coppia genera un flusso di corrente meno intenso. Inoltre, vanno collegati alla presa di terra sia il generatore di alta tensione che l'amplificatore di misura. La presa di terra non è altro che si può anche realizzare attraverso una notatissima ciabatta elettrica. Stop. Adesso vediamo come si segue l'esperimento, come si carica in particolare la sfera metallica, portandola appunto ad alto potenziale, e poi si misura la carica che si è depositata sulla sfera. Innanzitutto bisogna dire che la sfera va posizionata più in alto se si vuole approssimare come un conduttore isolato, però per motivi di ripresa in questo momento la teniamo qua. Allo stesso modo anche lo spinotto dell'amplificatore di misura andrebbe posizionato più lontano rispetto agli altri corpi. Comunque, a livello soltanto dimostrativo, ci limitiamo in questo momento adesso a far vedere come va eseguita la misura. Innanzitutto accendo il generatore di alta tensione, stando attento che la manopola, questo potenziometro che regola il valore di tensione, rimanga comunque a valore zero sin dall'inizio. I valori sono espressi in kilovolt, quindi in questo momento ci sono all'incirca 30 volt di erogazione di tensione. Bisogna anche stare attenti a prelevare, come si diceva prima, la differenza di potenziale da questa coppia di spinotti, mentre attualmente, come indica questo
questo LED di colore rosso, attualmente sono selezionati questi altri due poli. Quindi è necessario selezionare, premendo più volte su questo selettore, selezionare questi due poli. A questo punto l'amplificatore di misura si è scaldato. Quindi prova ad alzare molto lentamente il regolatore di sensibilità. Alzando la sensibilità sto attento che l'ago non vada a fondo scala. Dopodiché regolo lo zero dello strumento con la manopola che si trova immediatamente sopra. Ecco qua. Ora alzo il valore del potenziale. Sul display è indicato il valore espresso in kilovolt. Per esempio, se io volessi fare una misura con un potenziale all'incirca di 1000 volt, vediamo il valore di carica che si deposita sulla sfera. Come faccio? Prendo la sferetta per caricare la sfera e tocco brevemente la sfera metallica. In questo momento, grazie al contatto, si è depositata della carica sulla sfera. Lo faccio di nuovo. Questa carica io la prelevo con l'amplificatore di misura e vediamo infatti che l'ago mobile del galvanometro si è mosso. Se io adesso provo di nuovo a toccare con lo spinotto la sfera, non c'è più carica sulla sfera, in quanto tutta quanta è stata prelevata e scaricata a terra e misurata. Se voglio eseguire nuovamente la misura, tocco di nuovo caricando la sfera e prelevo di nuovo la carica guardando l'escursione dell'ago mobile. Il fatto che l'ago mobile presenti un'escursione simile alla precedente dimostra dell'affidabilità dello strumento. A questo punto io posso anche modificare il valore del potenziale. Ad esempio lo porto a 2000 volt e ripeto il procedimento. Carico la sfera e misuro la carica ricevuta. Vedo che la quantità di carica che si era depositata sulla sfera è raddoppiata, e avendo raddoppiato anche il potenziale. Ora eseguiamo le prime misure quantitative per vedere qual è la capacità della sfera metallica grande isolata. Ho alzato un po' la sfera in modo da poterla considerare isolata con buona approssimazione, posizionandola lontano da tutti gli altri corpi e in particolare dalla sferetta di carica, che è in grado, grazie all'elevato potenziale, di generare gli effetti di induzione elettrostatica. Inoltre ho posizionato la manopola sul fondo scala 3x10 alla meno 8 coulomb, il che vuol dire che il fondo scala del galvanometro corrisponde a 30 nanocoulomb, cioè 30 miliardesimi di coulomb. Questa è la scala migliore per eseguire le misure di carica della sfera. A questo punto porto il valore del potenziale, come ho fatto prima, all'incirca 1000 volt. Carico la sfera e misuro la carica ricevuta. Ecco, all'incirca posso leggere il valore 0,8 sulla scala. Il valore 0,8 in realtà corrisponde a 8 nanocoulomb, dal momento che 30 nanocoulomb è il fondo scala. Aumento il potenziale ogni volta di 1000, quindi vado a 2000 volt. Carico nuovamente la sfera e misuro la carica ricevuta. Ecco, posso vedere che siamo arrivati all'incirca 16 nanocoulomb. Per sicurezza eseguo di nuovo la misura, quindi carico e misuro. Siamo all'incirca 16 nanocoulomb. Quindi vedo che effettivamente il valore di carica è raddoppiato. Porto a 3000 volt. Ripeto nuovamente la misura. Siamo all'incirca 24-25 nanocoulomb. Ripetiamo ancora. 24 o 25 nanocoulomb.
il valore della carica è triplicato dal momento che è triplicato il potenziale. Come ultima misura porto il potenziale a 4.000 volt. Carico la sfera, misuro la carica ricevuta, siamo andati a fondo scala, in quanto, come era logico anche aspettarsi, abbiamo visto che all'incirca la sfera accumula 8 nanocoulomb ogni 1000 volte di potenziale che le viene dato. Quindi mi aspetto che il valore della carica in corrispondenza ai 4000 volt sia di 32 nanocoulomb. Naturalmente io non sono in grado di misurare questi 32 nanocoulomb con precisione quanto eccede il fondo scala, a meno che non cambio la scala di misura. Per sicurezza abbasso il regolatore di sensibilità, vado sulla scala più sensibile, anzi meno sensibile, alzo lentamente di nuovo il regolatore e se necessario regolo di nuovo lo zero. A questo punto 30 nanocoulomb corrispondono soltanto a 3 tacchette di quelle piccole sulla scala. Vediamo infatti 4000 volt e seguo la misura, ecco qua, 3 tacchette di quelle piccole sarebbero circa 30 nanocoulomb, un pochino di più. In questo modo si è dimostrato che la quantità di carica che si deposita sulla sfera è direttamente proporzionale alla tensione alla quale viene portata la superficie della sfera. In particolare per questa sfera qua, ogni 1000 volt di aumento del potenziale della sua superficie corrisponde, ogni 1000 volt corrispondono a un aumento di 8 nanocoulomb di carica sulla sua superficie. Verifichiamo che grazie alla presenza della resistenza da 100 megaohm, il flusso di corrente che attraversa il corpo umano, anche nel caso in cui uno dovesse toccare questa sferetta di carica che si trova ad altissimo potenziale quando io alzo la manopola, questo flusso di corrente è comunque molto limitato e quindi assolutamente non pericoloso per l'organismo. Alzo il valore del potenziale mediante il potenziometro. In questo momento siamo quasi a 5.000 volt, siamo a 4.730. 4.700 volt in pratica sono quelli che si trovano in questo momento su questa sferetta metallica. Io posso toccarla tranquillamente questa sferetta, quindi io sto toccando qualcosa che è intorno ai 4.500 volt e non avverto nessun tipo di scossa, perché appunto il flusso di corrente è assolutamente minimo. Quindi si può toccare tranquillamente questo oggetto che si trova a un potenziale di migliaia di volt. Ora misuriamo la capacità di altri due tipi di conduttori e precisamente questa sfera, più piccola della precedente, e poi misureremo anche la capacità del cilindro di Faraday. Il procedimento da seguire è sempre lo stesso. Innanzitutto questi due conduttori li metto abbastanza lontani da altri corpi in modo da poterli considerare in buona approssimazione isolati. Poi, anziché far variare i valori di potenziale, per brevità fisso il valore a 1000 volt e lo manterrò fissato da qui in avanti nel corso dell'esperimento. Si tratta quindi di confrontare in corrispondenza di questo potenziale di 1000 volt, il valore della carica che si deposita sulla sfera rispetto al valore della carica che si depositava sulla sfera grande. Naturalmente ci aspettiamo un valore minore, perché questa sfera è più piccola e ospita la carica con più difficoltà. Per verificarlo, eseguiamo come al solito il procedimento, quindi carico la sfera e misuro il valore. Ecco, in pratica l'escursione è stata molto piccola, all'incirca 4 nanocoulomb. Sto utilizzando nuovamente la scala utilizzata in precedenza, cioè 30 nanocoulomb e il fondo scala qua giù. Ricordiamo che la sfera grande riusciva ad ospitare fino a 8 nanocoulomb in corrispondenza dei 1000 volt.
La sfera piccola, abbiamo visto, ne ospita soltanto 4. Ripetiamo la misura per sicurezza. Carico e misuro la carica. Ecco, più o meno si tratta di 4 nanocoulomb. Possiamo quindi affermare che la capacità di questa sfera piccola è all'incirca la metà della capacità della sfera grande, in quanto a parità di potenziale la carica che vi si deposita sulla superficie è all'incirca la metà. Ripetiamo lo stesso esperimento utilizzando il cilindro di Faraday. Innanzitutto il cilindro di Faraday, come superficie, come estensione della superficie, non ci sembra molto diverso dalla sfera grande, è sicuramente più grande rispetto alla sfera piccola, quindi ci aspettiamo che abbia una capacità maggiore della sfera piccola e confrontabile con quella della sfera grande. Eseguiamo di nuovo la misura, carico il cilindro, misuro la carica e in effetti vedo che è leggermente inferiore rispetto a quella della sfera grande. Ripeto la misura, carico, misuro la carica, sono quasi 6 nanocoulomb ogni 1000 volt. Quindi si può dire che la capacità del cilindro di Faraday è intermedia tra quella della sfera piccola e della sfera grande. Ora verifichiamo che la capacità di un conduttore, in questo caso della sfera grande, aumenta quando io gli avvicino un altro conduttore. E aumenta ancora più nettamente se il conduttore che io le pongo vicino viene collegato a terra. Innanzitutto misuriamo di nuovo la capacità della sfera in questa configurazione. Si può ritenere più o meno una sfera isolata, in realtà è stata abbassata rispetto a prima, quindi già mi aspetto che la vicinanza con il tavolo e con gli altri oggetti conferisca a questa sfera una capacità leggermente maggiore rispetto a quella che aveva quando era più in alto. Il potenziale è sempre di 1000 volt e lo mantengo fisso. Vediamo quanta carica assorbe la superficie. Ecco, all'incirca siamo sempre sugli 8 nanocoulomb. La scala di misura è sempre quella di prima. Nanocoulomb all'incirca. Quindi possiamo vedere che la capacità della sfera non si è modificata apprezzabilmente, perché la sfera tutto sommato è ancora sufficientemente lontano dagli altri corpi. Ora avviciniamo un secondo conduttore. Poniamo vicino alla sfera, a pochi millimetri di distanza, all'incirca mezzo centimetro, poniamo questo conduttore isolato per il momento da terra e ripetiamo nuovamente la misura di capacità della sfera. Ecco, come possiamo vedere, il valore della carica che si è depositata sulla sfera è cresciuto leggermente rispetto a prima. Eseguiamo di nuovo la misura, lo possiamo vedere dalla deflessione dell'aria. Se avvicino ancora di più il conduttore inducente, portandolo per esempio ad un millimetro all'incirca di distanza, non c'è contatto in questo momento, è molto vicino ma non c'è contatto, si tratta circa di un millimetro di distanza. Ripeto la misura, ecco qua che la capacità in effetti sembra aumentare leggermente. L'effetto in realtà aumenta nettamente quando io collego a terra questo conduttore vicino. Infatti in questo caso l'induzione si realizza con maggiore intensità dal momento che il conduttore, una volta che sarà collegato a terra, non deve più rispettare per forza la neutralità complessiva e si può caricare nel segno opposto alla sfera e quindi negativamente. Colleghiamo quindi a terra il conduttore vicino. Lo posizioniamo sempre alla stessa distanza di circa di un millimetro dalla sfera, poi con una normalissima pinza a coccodrillo lo colleghiamo alla terra che si trova per esempio qua, la terra dell'alimentatore. E non c'è contatto appunto, si tratta di una distanza molto piccola, all'incirca di un millimetro.
la stessa di prima. Porto nuovamente a 1000 volt il potenziale, carico la sfera e misuro la carica. Il valore è aumentato nettamente, infatti, ripetiamo la misura, siamo ormai all'incirca 14 nanocoulomb. 14 nanocoulomb in corrispondenza di 1000 volt. Quindi la carica che veniva ospitata in assenza di questo conduttore, quando appunto non era collegata a terra, da parte della sfera era di circa 8 nanocoulomb. Adesso siamo arrivati a 14 nanocoulomb ogni 1000 volt di potenziale. Misuriamo adesso la capacità della sfera grande, una volta aver tolto il conduttore vicino e aver messo la sfera molto vicino al tavolo, all'incirca sempre un millimetro di distanza. In pratica lo stesso ruolo che svolgeva il conduttore vicino viene svolto adesso dal tavolo. Mi aspetto un aumento notevole ancora della capacità, in quanto il tavolo, a differenza del conduttore di prima, è molto più esteso e quindi è in grado di esercitare un'induzione più efficace. Il potenziale è sempre 1000 volt, il fondo scala è sempre lo stesso. Carichiamo, misuriamo, ecco, siamo arrivati all'incirca 18 nanocoulomb. Ripetiamo ancora la misura. Siamo a 18 nanocoulomb ogni 1000 volt. Questo vuol dire che la capacità della sfera è aumentata ancora da 14 a 18 nanocoulomb ogni 1000 volt. Adesso vediamo come aumenta la capacità della sfera quando io la racchiudo tra gli emisferi metallici. Iniziamo posizionando gli emisferi metallici a questa distanza intorno alla sfera. Il potenziale è sempre di 1 kilo. Carico la sfera e ne misuro la carica ricevuta. C'è qualcosa che non va. Ah no, no, aspetta, sbagliato. Vediamo adesso quello che accade al valore della capacità della sfera quando io la racchiudo tra gli emisferi metallici. Inizialmente non sono collegati a terra. Il valore del potenziale a cui porterò la sfera è sempre di 1000 volt. Carico la sfera e ne misuro la carica ricevuta. Ecco, siamo intorno sempre ai circa 8-9 nanocoulomb ogni 1000 volt. Questo vuol dire che gli emisferi posti a questa distanza ancora non fanno un grande effetto di induzione, quindi riduco la distanza tra gli emisferi. Stando sempre attento a non toccare la sfera metallica con gli emisferi, altrimenti si realizza un unico conduttore. Porto di nuovo a 1000 volt, misuro la carica, ecco, vedo che più o meno la capacità è aumentata molto leggermente. Questo vuol dire che anche con gli emisferi racchiusi la capacità non aumenta molto, in quanto l'induzione non è eccessiva. Perché accade questo? Perché gli emisferi sono isolati da terra e quindi devono rispettare il vincolo della neutralità. Se a questo punto noi colleghiamo a terra uno dei due emisferi, la capacità della sfera invece aumenterà nettamente, perché il vincolo della neutralità complessiva non sarà più rispettato. Stacca pure che adesso passa qui. Abbiamo quindi collegato a terra uno dei due emisferi con questo cavo e la pinza a coccodrillo. Vediamo adesso quanto è diventata la capacità della sfera, sempre mantenendo il potenziale a 1000 volt. Ecco, la capacità è aumentata notevolmente, è arrivata fino quasi a 30 nanocoulomb, mentre inizialmente era intorno ai 9-10, quindi vuol dire che è triplicata. Ora abbiamo collegato a terra anche l'altro emisfero, sono entrambi collegati a terra. Il valore della capacità sarà notevolmente aumentato ancora. Per ora lascio la scala, la stessa scala di prima, cioè qua in fondo sono 30 nanocoulomb, e vedrò che il lago arriverà molto fortemente a fondo scala e per una volta lo strumento non si rovinerà. Dopo cambieremo la scala di misura. Quindi con entrambi gli emisferi a terra, 1000 volt sempre, carico, misuro, ecco, molto violentemente andare a fondo scala. Di conseguenza è necessario prendere la scala meno sensibile, quindi ora questo 3 corrisponde a 300 nanocoulomb. Regoliamo lo zero della
della scala. Vediamo adesso di ripetere la misura con questa nuova scala. Carico. Ecco, quindi vedo che sono circa 40 nanocoulomb. Bisogna ricordare che il fondo scala è 300. Ripeto la misura. Ecco, siamo intorno ai 40 qualcosa di più nanocoulomb. Ecco, sta che amore. No? Sostituiamo i due emisferi metallici con le mani del nostro amico Enzo qua, che gentilmente si presta a questo scopo, e vedremo che l'effetto è simile a quello degli emisferi. Ho rimesso la scala per cui qua giù in fondo sono 30 nanocoulomb. 30 nanocoulomb, cioè la scala iniziale. Quindi carico, misuro la carica, ecco, vedo che siamo quasi a 30 nanocoulomb. Quindi siamo nelle condizioni in cui eravamo prima, quando gli emisferi racchiudevano la sfera. Naturalmente, in questo caso, la distanza delle mani dalla sfera è leggermente superiore, in quanto Enzo sta cercando di fare attenzione a non toccare con le mani la sfera, che altrimenti diventerebbe tutto un unico conduttore. Quindi ripetiamo la misura un'ultima volta. Ecco qua, siamo intorno ai 24 nanocoulomb, quindi la capacità della sfera effettivamente è molto aumentata rispetto agli 8-9 nanocoulomb iniziali, per 1000 volte. Fine.